e antirazzista prova a dire che ogni essere umano è nostro fratello. E noi questa sera faremo una cosa banale, proveremo ad abbracciarci per dire con grande chiarezza che non è possibile continuare con questo mantra in questa città come nel paese, dove è semplice dire io non sono razzista e aggiungere quel ma, aggiungere quel però. Noi questa sera, in modo semplice, con le nostre bandiere, con le nostre facce, con la nostra passione, vogliamo dire che Castellammare è città dell'accoglienza, che Castellammare non è una città razzista, e lo vogliamo fare leggendo un testo tratto da una relazione, la relazione dell'Ispettorato per l'Immigrazione del Congresso americano sugli immigrati italiani negli Stati Uniti. È un testo dell'ottobre del 1912, quando i migranti eravamo noi. Non amano l'acqua, molti di loro puzzano per settimane, si costruiscono baracche di legno ed alluminio nelle periferie della città dove vivono. Vivono gli uni accanto agli altri, gli uni sugli altri. Quando riescono ad avvicinarsi al centro, affittano a caro prezzo appartamenti fatiscenti, si presentano di solito in due e cercano una stanza con uso di cucina. Dopo pochi giorni diventano 4, 6, 10. Tra loro parlano lingue a noi incomprensibili, probabilmente antichi dialetti. Molti bambini vengono utilizzati per chiedere l'elemosina, ma sovente davanti alle chiese donne vestite di scuro e uomini quasi sempre anziani invocano pietà, con toni lamentosi e petulanti. Fanno molti figli che faticano a mantenere e sono assai uniti tra loro. Dicono che siano dediti al furto e, se ostacolati, violenti. Le nostre donne li evitano non solo perché poco attraenti e selvatici, ma perché si è diffusa la voce di alcuni stupri consumati dopo agguati in strade periferiche quando le donne tornano da lavoro. I nostri governanti hanno aperto troppo gli ingressi alle frontiere, ma soprattutto non hanno saputo selezionare tra coloro che entrano nel nostro paese per lavorare e quelli che pensano di vivere di espedienti o addirittura di attività criminale, quando i migranti eravamo noi. Questo è un testo che veniva scritto dall'Ispettorato per l'Immigrazione al Congresso americano sugli immigrati italiani. In queste parole io ho trovato, noi abbiamo trovato tanti di quei luoghi comuni che sentiamo per strada, che leggiamo sui social, e quindi ci è sembrato opportuno provare a farci promotori di una iniziativa per far comprendere a tutti che il tema dell'accoglienza è un tema che deve riguardare tutte le persone e nessuno può giocare sulla pelle degli altri. Guardate, si è fatta una campagna elettorale in questa città dove per l'attuale sindaco sembrava che il problema fossero gli immigrati nel centro storico, in una città dove la camorra la fa da padrone, l'abbiamo vista anche durante questa campagna elettorale. Quindi noi ci auguriamo che il sindaco di questa città possa provare ad affrontare i problemi e non a giocare con le paure di un popolo in una crisi spaventosa che va avanti da troppi anni. Io non voglio dilungarmi, però vorrei leggere
1880 un piroscafo italiano, si chiamava Ortigia, affondò al largo della costa argentina. Dentro c'erano 149 persone che morirono, erano tutti italiani. Il 17 marzo del 1891 si chiamava Utopia, partito da Trieste con scalo a Napoli, urta contro una corazzata nello stretto di Gibilterra e affonda. 576 vittime, in prevalenza italiane. Il 4 luglio del 1898 un'altra nave francese affonda al largo della Nuova Scozia. 549 morti, per lo più emigrati italiani. Questi minacciano in queste ore di bombardare, di attaccare le navi per non farle arrivare. Ebbene, loro minacciano, ma nel secolo scorso queste cose sono accadute e in quelle navi purtroppo c'erano i nostri italiani. E quando dicono prima gli italiani, dovrebbero dirlo conoscendo la storia e conoscendo quello che è accaduto al più grande popolo migrante del mondo, che è il popolo italiano. Io vorrei concludere questa manifestazione con il gesto che uno possa fare, abbracciare l'altro. Quindi 1, 2, 3, abbracciamoci.